credo di utilizzabile il foglio che c'è su internet, comunque a disposizione delle pubblicazioni, da tutto quanto il resto del materiale. Mentre nella letteratura scientifica è più facile, perché bene o male di solito le ipotesi alternative o misteriose viaggiano su altro livello di editoria, per quanto riguarda internet invece c'è un po' di tutto. Quindi spesso ci sono dei siti anche validi che però ospitano delle parti poco scientifiche, o al contrario ci sono dei siti molto poco scientifici che all'interno contengono alcuni elementi utilizzabili anche da parte del nostro pubblico. È difficile scegliere, e lo può fare qualcuno che è accorto. Un ricercatore, diciamo, dilettante che si dovesse muovere su internet, ecco perché ho scelto questo titolo un po' accattivante, di navigando tra il mistero e la didattica, perché un navigatore di internet troverebbe molto materiale e non saprebbe bene da che parte scegliere le cose più valide e meno valide. Fatta questa premessa, passiamo a un'altra premessa, che è un'introduzione generale per chi non dovesse avere conoscenze sulla scrittura etrusca, su come a questo è dedicata la prima pagina, forse un po' scarna, parzialmente rispetto ad altre pagine del sito, del portale. Cercherò di mettere qualche altro contenuto, perché comunque sarà un'introduzione generale che dovrebbe dare un'idea di massima delle problematiche legate alla scrittura. Intanto, una cosa che spesso si trova sui siti didattici relativi alla scrittura della lingua etrusca, va fatto fuori, eliminato dal discorso, il problema della decifrazione della scrittura. La scrittura non è da decifrare, perché è una scrittura ben nota, è una scrittura derivata dallo stesso modello alfabetico greco, arcaico, e come tutte le scritture derivate dal modello greco è praticamente facilmente leggibile, facilmente intelligibile, comprensibile. Ci sono alcuni adattamenti, la ricerca si è anche concentrata su alcuni segni particolari della scrittura russa che sono sorti nel corso del tempo, oppure che sono stati portati addirittura dal modello fenice originario. Il momento di tramandare la scrittura agli etruschi, che è un momento abbastanza alto, risale dopo la fase originaria della formazione dell'alfabeto greco, poco dopo. Già nell'VIII secolo comunque la scrittura è stata tramandata dai coloni greci agli etruschi. In quell'epoca ancora la scrittura, il modello alfabetico, era unitario e ancora comprendeva tutta la serie alfabetica completa, fenicia, già modificata con l'aggiunta delle vocali e dei segni complementari, ma comprendeva tutta, nel senso che in realtà i greci non utilizzavano tutti quanti i segni compresi in questa sequenza alfabetica. La sequenza però funzionava come fatto di scuola ed era tramandata regolarmente tutta l'intera, anche perché l'alfabeto ha una componente fondamentale che non va trascurata, che non è linguistica e che è la componente numerica, una direzione che deve essere utilizzata in sequenza in diversi ambiti, e funzionava come primo numerario in linea generale in tutte le scritture alfabetiche note, almeno per quanto è dato riconoscere. Per cui sarà tramandata in blocco tutta insieme. Gli etruschi avevano quindi a disposizione molti più segni di quelli che servivano loro, come del resto anche i greci avevano a disposizione più segni di quanti ne servivano loro. Al momento di selezionare questi segni è stato facile per gli ignoti scribi che per primi, secondo le ipotesi filosofiche, erano i maestri greci, altri pensano maestri di lingue, in qualche modo comunque per primi hanno dovuto adattare la scrittura di origine greca all'etrusco. È stato facile selezionare solo quelli che sarebbero stati necessari, e in particolare l'etrusco rispetto al greco e ad altre lingue indoeuropee ha alcune caratteristiche fonologiche, come l'assenza della componente di sonorità nelle occlusive, quindi sono abbandonate le occlusive sonore beta, delta e gamma, per intenderci in greco, quindi non sono segnate perché evidentemente l'etrusco non riconosceva a questa posizione un significato dal punto di vista della fonologia. E quindi i segni non sono stati mai utilizzati, per quanto sono presenti nella serie alfabetica e tramandati, scritti negli alfabetari, non sono mai stati utilizzati. Mentre invece l'altro elemento era la presenza di una F nell'etrusco, che invece nel greco mancava, perché il sì era una spirata, una struttura spirata, ed era effettivamente presente nella sequenza, ma anche presente utilizzata nell'etrusco. L'ultimo e importantissimo elemento era l'esistenza nell'etrusco di due diverse sibilanti, una sibilante normale, una S, che è quella occidentale dei linguisti,
E invece una sibilante che recentemente è stato stabilito essere una palatale significativa, quindi una schiena, e entrambe le sibilanti erano necessarie per la notazione della lingua, ma il greco non ne possedeva. E questo ha fatto sì che inizialmente, perlomeno per i primi 150 anni, diciamo 50-100 anni di storia della scrittura etrusca, non fosse segnata questa posizione fondamentale dell'Etrusco, fino a che non si è iniziato ad avere una dimensione autonoma sulla scrittura e sulla lingua, e dalla metà del VI secolo, circa, hanno iniziato ad esserci delle trasformazioni sull'alfabeto, che da quel punto in poi si può definire effettivamente un alfabeto etrusco, cioè una scrittura propriamente etrusca. Prima era una scrittura greca universale adattata alle varie lingue, compresa l'etrusco, in quello che è successo. E nell'introduzione generale qui ho in poche parole riassunto questo tipo di discorso e ho riportato una sequenza alfabetica come dovrebbe comparire la sequenza alfabetica modificata dell'etrusco una volta depurata dalle lettere non necessarie. La depurazione completa negli alfabetari è un fatto solo della metà del testo, però in realtà è già dalla metà del settimo che è iniziato il procedimento. Vediamo un po'. Una tempi di scrittura, scusate, l'elenco dei simboli. Il più antico alfabetario, questo che riguarda la sequenza alfabetica, è per accidenti anche il più antico alfabetario greco. Perché in risale al secondo quarto del VII secolo a.C. l'alfabetario inciso su una tavoletta pugillarica, una tavoletta scrittoria da Massiliano d'Albregna, una tomba orientalizzante, anche emblematico il fatto che la scrittura è stata recepita da subito in Etruria come un elemento del rango, un segno del rango, perché poteva essere posseduta soltanto dai principi. E quindi comunque la sua conoscenza della scrittura era stata parte del patrimonio del principio orientalizzante. Su questa tavoletta riportata una sequenza alfabetica completa, come vedete c'è una particolarità che credo che sia universale, ma questo magari lo possono dire anche altri esperti, per l'Etrusco è una cosa certa, gli alfabetari spesso non riflettono la scrittura in uso effettivamente nello stesso momento e nello stesso ambiente. Gli alfabetari contengono molto spesso dei segni che da altre parti sono stati abbandonati, varianti abbandonate, oppure anticipano dei segni che in realtà poi nella scrittura la troveremo soltanto molto tempo dopo. Questa cosa è piuttosto interessante, probabilmente penso che dipenda dal fatto che l'alfabetario di sé per sé non è portatore di un messaggio semantico, per cui non è necessario comprenderlo, capisce al volo che è un alfabetario e questo libera un po' lo scriba dalla necessità di farsi capire e gli dà la possibilità di scegliere in un patrimonio più ampio di segni. Però di fatto questa cosa succede, è concreta, e nel caso dell'alfabetario di Massimo d'Albregna ci sono alcuni segni come il gamma mancino, che è rarissimo in Etruria e che invece è proprio un segno della scrittura euboica originaria che si riallaccia alla scrittura greco-tracidese. Però c'è anche una lettera a quattro tratti che pure è rarissimo, cioè non è solo un altro caso nella scrittura, perché sono alcuni segni un po' più particolari. Altri alfabetari hanno delle varianti di un N a sei tratti, un I a sei tratti e cose di questo genere, ci sono delle scelte un po' più varie. Sotto questa sequenza ho riportato il modo in cui sarebbe stata trascritta secondo in diversi ambienti, a dimostrazione, a spiegazione del fatto che in realtà la scrittura arcaica era una scrittura universale, dove poteva passare, la scrittura alfabetica greca poteva passare da lingua a lingua senza modificare necessariamente la sequenza alfabetica, il modello alfabetico era lo stesso e poi veniva utilizzato in modo diverso. Per cui, come vedete, ci sono dei buchi nella sequenza, perché a seconda delle diverse scritture venivano o meno utilizzati alcuni segni. La scrittura greca, come vedete, nella sequenza poi francese, trascritta come greco moderno, utilizzava tutti i segni tranne il segno del Samek, quello del fenicio Samek modificato, ma noi abbiamo soltanto questa attestazione così antica, però già era questa forma modificata a cancelletto, e non utilizzava il segno del Tade in questa forma ad M. Quella etrusca invece faceva uso del Tade, ma mancavano altri segni, come il beta, come ho detto,
anche l'Omicron, altra differenza della fonologia russa, la mancanza della O che si attiva probabilmente sulla U. E il latino, per intendersi, che ha derivato la sua scrittura poi da quella russa successivamente, e su questo siamo abbastanza ormai sicuri in base a una serie di considerazioni fonologiche della scrittura, relativa alla scrittura, non utilizzava neanche il beta, ma introduceva la O. Quindi, come dire, gli russi sono stati in grado di trasmettere una scrittura completa, come i greci avevano fatto con loro, completa di altri segni abbandonati, anche non utilizzati, non abbandonati, escenti, direi, anche gli russi hanno potuto trasmettere ai latini, ma ancora ai latini, anche ad altre popolazioni dell'Italia antica, hanno potuto trasmettere dei segni che loro non utilizzavano con il loro valore effettivo, quindi sono stati in grado di trasmettere la O al latino, anche la B e la D, anche se non la utilizzavano facilmente. C'è un altro elemento, con questo mi un po' la conclusione di questa parte introduttiva, poi discutiamo un discorso delle risorse che poi è quello che davvero ci interessa qui. Un altro elemento è quello dell'uso del gamma. Il gamma non era necessario per la scrittura russa perché non c'era bisogno delle occlusive sonore, come avevo detto, di notare le occlusive sonore. Però il gamma è stato utilizzato da subito nella scrittura, ampliando quella che era una regola già presente nella scrittura greca originaria, quella che poi ovviamente è anche quella polizia che subito dopo quella che poi ha influenzato la scrittura etrusca, cioè l'uso di due diverse velari, che erano in greco il K e il Koha, utilizzati in alternativa per posizione, di solito il K di fronte a tutto, tranne che di fronte alla O e alla U, cioè suoni quindi velari trochei. Mentre invece il coppa veniva utilizzato quindi di fronte alla O e alla U. L'etrusco ha aggiunto anche il gamma a questa serie, utilizzando il gamma di fronte ai suoni palatali, quindi a E. E costruendo così una sorta di norma ortografica delle velari piuttosto complicata, ma non utile ai fini della comprensione della scrittura, ridondante. Probabilmente è utile a segnare un fatto fonologico, perché forse la variante di posizione delle velari, a seconda della vocale che segue, un po' modifica il tipo di pronuncia della velare stessa, un po' non sarebbe necessario, non è utile ai fini della comprensione, non sono opposizioni semantiche. Solo questa norma ha resistito a lungo, nell'epoca arcaica, fino almeno quasi alla seconda metà del terzo secolo, con diversi casi in cui le varianti sono diversi casi di errore, diciamo, cioè una ortografia complessa e non necessaria è soggetta facilmente ad errore. Questa però ha funzionato in questo modo, ciò ha influenzato molto la scrittura latina, che infatti aveva l'uso del gamma, quindi la C latina, che per molto tempo ha segnato sia la C che la D. L'introduzione della nostra G al settimo posto, poi il posto della beta che è stata abolita in quel momento, è spostata in fondo alla sequenza soltanto nel secondo tempo, è un fatto dovuto ancora alla originaria provenienza dall'etrusco, che è la scrittura latina, e all'influenza pesante che hanno avuto le città etrusche durante tutta l'epoca arcaica nei confronti di Roma particolarmente, ma comunque un po' del genere del Lazio. Nella pagina qui dei simboli ho poi introdotto l'evoluzione dell'alfabeto con le diverse varianti che a un certo punto, a partire dalla metà del VII secolo, l'Europa settentrionale ha innovato, ha iniziato a riflettere sull'alfabeto e quindi a selezionare meglio la scrittura e anche a codificarla secondo la necessità della lingua, e quindi ha dovuto introdurre e pescare insomma il state fenicio, che in greco non aveva nessuna funzione, per segnare la dominante macata, come dicevo, la palatale. E facendo questo ha staccato dalla tradizione greca la scrittura originaria e la scrittura della scrittura in uso, e staccandolo però ripescando di nuovo da un patrimonio greco, perché il segno M, che nel tutto non cantate, era utilizzato per esempio nel Corinzio alto arcaico, anche successivamente, comunque all'epoca era utilizzato per la S, per il sigma, praticamente si tratta di un sigma votato di 90 gradi, non più di questo, che però il gruppo coincideva nella forma con il state che già dall'iscrizione di Martina d'Alvegna, ancora prima
da alcuni contrassegni di Bologna che risalgono all'inizio del VII secolo, esisteva nella seconda stanza bellica. Per cui questo gioco delle forme, ci sono molti altri casi, questo è più emblematico, ma ci sono molti altri casi, questo gioco delle forme per cui una forma di un segno può essere usata come variante di un altro segno, se i segni non sono in uso contemporaneamente, ha fatto sì che ci fosse una certa libertà d'uso, possibilità di ragionare per gli scritti e russi, e gli scritti settentrionali, una scuola settentrionale, hanno iniziato la scrittura già con questa possibilità di modificarla meglio, e poi in seguito sono state fatte delle modifiche, più importante tra tutte è l'aggiunta in fondo alla sequenza del segno 8 per indicare la S, che era un altro segno necessario per la scrittura cronologica russa, ma che non era presente in quella greca. Quello ha un'altra origine molto discussa e quindi ci porterebbe fuori tema. Questo sistema settentrionale, un secolo dopo, è stato imitato dalle città dell'Etruria meridionale, ma con una presa di posizione per non voler aderire al sistema settentrionale, cioè quasi una posizione politico-culturale che si vede evidente nella scrittura. In Etruria meridionale, invece di usare il Sader per la bilancia semplice e il Sigma per la marcata, hanno fatto il contrario, complicando molto la vita a noi che dobbiamo trascrivere. Infatti ci sono state varie proposte di come dobbiamo trascrivere questi segni, la scrittura cronologica oppure la scrittura diplomatica, insomma una complicazione probabilmente inutile, diciamo, una cosa più da studiosi che altro, che però insomma è significativa del fatto che c'è una voluta demarcazione in due province settentrionale e meridionale, e si sono formate due province scrittori, un po' come in Grecia che erano tante scritture diverse, poi una per ogni città, anche in Etruria c'è stata questa distinzione. Ulteriore distinzione è stata poi accedere la scelta dalla fine del VI secolo di cambiare ulteriormente, è stato di nuovo votato di 90 gradi il Sader, segno di M, che è ritornato ad essere un sigma a 4 tratti e si è opposto al sigma a 3 tratti, con una scelta ancora una volta oppositiva che però probabilmente in questo caso guarda verso la Grecia, la Grecia coloniale, perché il sigma a 4 tratti non poteva fare a meno di votare le scritture siciliote, le scritture di Siracusa, per intendersi. Per cui comunque richiamava qualcosa in uso in Grecia, non è l'unico segno ellenizzante della scrittura ricerca dell'epoca, che era un po' la più ellenizzata delle scritture russe, delle città russe, e voleva anche forse nella scrittura si vedesse questa differenza. In epoca recente ormai sono così codificate e ho riportato un unico modello alfabetico con le varianti principali, senza riportare tutte le differenze, e i diversi tipi di pronuncia, quindi le differenze d'uso nella pronuncia dello stesso modello, con i buchi che corrispondono poi al tutto della gamma nella zona meridionale, così come K nella settentrionale, e ai differenti tipi di uso del sigma del Sader e del segno del sigma 4 gradi. Chiudiamo così sul discorso della scrittura e andiamo a vedere cosa c'è invece su internet. Di tutto ciò su internet c'è molto poco, purtroppo. Devo dire la verità, il materiale, nonostante poi sono riuscito a sentire molti siti, molti non hanno trovato posto qui, perché abbiamo detto dopo vi faccio vedere qualcosa di carino che sarebbe divertente mettere in una sezione da evitare. Propongo tutto qui questa cosa, da evitare sicuramente, secondo me, come sezione. Guarda, non è sbagliato, perché qualcuno l'aveva proposto all'inizio, vi ricordate di mettere dilettanti, non affidabili, qualcuno l'aveva proposto. Su alcuni siti, lo tanto ne ho trovato una differenziazione nelle pagine dei siti dei link tra mainstream ed alternative. Come opposizione di alternative, anche perché ci sono alcuni studiosi che su internet si presentano come alternative e sono molto lieti di essere alternative alla cultura. Tecnicamente sarebbe da evitare, perché il link negativo ancora non esiste, nel senso che neanche se io vado a visitare una pagina, comunque ci sto dando importanza. Però ce ne sono alcuni che sono divertenti, perché non meritano solo per la possiamo ridere la barzelletta del giorno, ma non si può fare. Beh no, sarebbe un po' offensivo come no. No, va bene, è la cosa giusta. Dunque, dicevo che c'è poco materiale effettivamente utilizzabile, qualcosa c'è, ci sono degli strumenti molto importanti che spero che crescano, che vengano sempre aggiornati, che ce ne siano sempre di più, perché ci sono degli strumenti che si avviano ad essere strumenti per la ricerca futura. Poi c'è moltissimo materiale didattico e poi tra tutti quanti i vari siti del Ministero tocca scegliere quei pochi in cui c'è qualcosa di più contenuto, più utilizzabile.
Ho avuto qualche difficoltà a distinguere nelle varie categorie, perché molti siti sono un po' più inoffensivi, cioè un po' di tutto varrebbero da tutti, quindi diciamo che questa è una proposta criticabile, se qualcuno poi dopo mi propone di spostarli posso essere magari d'accordo in alcuni casi. Tra i siti di interesse generale ho voluto mettere anche in realtà alcuni siti che sarebbero istituzioni o centri di studio, che però abbracciano un po' più ampiamente il discorso sulla lingua e sulla scrittura, e quindi mi è sembrato il caso di inserirli qui. Ecco, l'ordine non l'ho scelto io, l'ho scelto il computer, non so se c'è un modo che non conosco per scegliere l'ordine in cui mettere, quindi prima di compare questa Wikipedia che l'ho voluto aggiungere, perché è una pagina abbastanza ben fatta, la della Wikipedia inglese, però forse sarebbe meglio metterla tutto, non metterla più in prima cosa, a mio fine mi sembra. È di meglio, sì. Sì, ma ci sono molte altre cose, quindi magari partiamo da quella successiva. Allora, in questa voce ancientscripts.com ci dà informazioni generali su tutte le scritture del mondo. In teoria è un sito che vorrebbe avere una funzione istituzionale e censire tutte le scritture del mondo dalla preistoria ad oggi, comprende un po' di tutto, e quindi in realtà ci sono anche alcune pagine che potrebbero essere private. E sono delle schede abbastanza semplici, se vogliamo, con una classificazione per famiglie e un albero genealogico delle lingue che è abbastanza ben costruito dal punto di vista del linguista, senza però uno spunto critico di riferimento, nel senso che alcune scelte sono state fatte e sono così da rendere per quello che sono, ma non ci sono tutte quante le teorie. E questo è il primo punto a favore dell'uso di internet per la ricerca. Su internet la maggior parte delle volte non c'è la fonte da cui vengono le cose, quindi in mezzo nella stessa pagina si trovano cose che vengono da una fonte e dall'altra e che magari sono incompatibili tra loro, ma da specialista. Chi legge non può sapere che sono incompatibili, perché vengono da scuole di pensiero diverse e magari anche da interpretazioni diverse della stessa edizione a volte, insomma, quindi ci sono questi problemi. Nel caso della lingua, qui c'è una sequenza alfabetica, questa si trova molto spesso su internet, c'è quella classica di Pallottino, ma ce ne sono anche molte altre che sono ripetute analizzando in modo diverso i modelli, e però si trova spesso questa presentazione dell'alfabeto con l'origine europea, eubonica, qualche volta c'è anche l'originale fenicio. C'è il solito problema che per sintetizzare, e questo è lo scopo primario di chi si accinge a fare una pagina web, e anch'io ho trovato la stessa difficoltà, dovendo cercare di raccogliere le informazioni in un'unica pagina, per sintetizzare spesso si mette modello greco, senza contare che i modelli greci ce ne erano tanti, modello fenicio come se ce ne fosse uno solo, e questo può generare problemi. In questo caso è abbastanza pulita la cosa, perché non dovrebbe notare molti problemi. Come vedete, è una paginetta molto breve, e questo è tutto ciò che c'è in questo sito per il gruppo, però è inserito nel quadro di un discorso generale che comprende anche le famiglie linguistiche e altre cose, riguarda le scritture principalmente, quindi torniamo indietro. Un altro sito abbastanza interessante, che ha la possibilità di essere letto in inglese che in italiano, questo pure spesso succede, si trova in siti diversi, e questo Viteriu, dedicato alle lingue dell'Italia antica, un po' tutte le lingue dell'Italia antica, quindi come era posto anche nella sezione dell'italico, che comprende materiale un po' vario, non è molto articolato, ma non equilibrato nelle varie parti, quindi sono alcune parti più estese e alcune parti meno estese, che comprende quindi discorsi di classificazione delle lingue, mappe. Gli alfabeti, se andiamo a vedere, sono piuttosto semplificati rispetto a quella che già avete visto, che era un po' più complessa. Qui abbiamo proprio una presentazione che fa un alfabetario molto recente, che però ha i suoi limiti, insomma, mettere insieme un set puntato con un mini tipo recente, insomma, non necessariamente, non è da prendere per buono. E anche gli altri sono stati messi in questo modo, anche l'alfabeto bosco in realtà è l'alfabeto della tavola di Terna, quindi è un alfabeto latino recente. Come vedete, quindi c'è da selezionare, e c'è anche un piccolo taglio di vocabolario. Questo è un altro punto, spesso per l'etrusco, non so se anche per altre lingue, altre pagine c'è lo stesso problema. L'etrusco ha spesso dei siti che hanno un piccolo dizionario glossario, alcuni sono solo un piccolo dizionario glossario. Io, per poterli inserire quando erano degni di essere presi in considerazione, li ho messi nella voce di biografia online.
Forse pure questo poteva essere una voce dell'enteria, però forse magari era una cosa tipicamente per l'edusco, quindi magari non vale la pena. Nel caso è un sito, un vocabolario molto ristretto, però estremamente accurato, rispetto ad altri che hanno inserito anche delle voci che sono molto poco sicure, sono dubitative come interpretazione, e queste voci sono sicure, sono quello che già la lettura comparativistica della descrizione aveva permesso di identificare, per cui può essere preso in considerazione come valido. E poi c'è una piccola pagina con iscrizioni che però essendo per tutte le scritture dell'età antica è molto ridotta e riporta soltanto una trasliterazione, per l'edusco ci sono solo le grandi indici. Poi le altre sono dedicate ad altre, anche lunghe iscrizioni di altre lingue dell'età antica. Diciamo che questo è un sito che dà una panoramica generale, ma non è strumentale, non è utile per uno studioso, come vi ho detto, per uno studioso sono poche le cose utili che si trovano su internet, dopo ne vediamo qualcuna che vale la pena di vedere. Quest'altro sito che ha una pagina in inglese e una francese, già nel nome richiama il discorso sul mistero, vedete come hanno utilizzato la scrittura di Russia, questa è una cosa che fanno spesso, un gioco di perché il mistero se tu stato con una merda che di tutto non avrebbe mai detto per non che ha però una serie di pagine didattiche che contengono anche delle cose insomma di valore utilizzabili. La pagina sul linguaggio è solo questa, con tendenza alla consonante, anche la voce in francese, e ha, come vedete, il solito modello di alfabetario con la traslitterazione, le varie forme della S, delle sibilanti, come sono trascritte. Questa è una cosa anche utile per poter trascrivere le iscrizioni. Soprattutto ecco, c'è un esempio del capo dei libri con la preparazione dei libri con la trascrizione in russo, la traslitterazione e un tentativo di traduzione, piuttosto ben fatto se vogliamo. Spesso la bibliografia che sta dietro a queste traslitterazioni e traduzioni è un po' datata, nel senso non sono molto aggiornati, e questo pure è una cosa che può sapere un addetto ai lavori, difficilmente uno che circola su internet riesce a comprendere al volo. Comunque, il sito è breve ma abbastanza ben fatto, in fondo c'è una piccola lista di siti che riguardano la sociologia. Online è pieno di sul web, ci sono moltissime pagine dedicate proprio al censimento delle risorse online, come nel nostro portale Mnamon. Peccato che sono quasi tutte molto vecchie e con dei link che non sono più utilizzabili. Per cui quando si va a cliccare rimandano a pagine sconosciute oppure ad archivi di pagine web in disuso, quindi non aggiornate. Bisogna poi fare fatica per riuscire a rintracciare magari le stesse cose che sono state solo spostate, molte non esistono più, altre sono state spostate. Quindi questo è un vantaggio, insomma, l'uso del portale è soprattutto se viene poi aggiornato continuamente, servirà anche a questo, a fare un po' di pulizia di tutte queste indicazioni. Usciamo dal Ministero di Sassan. 729.000 visitatori sono qui. Questo esiste da un po' di tempo, non l'ho visto, però hanno molta visibilità. Una cosa invece molto seria e molto carina è questa della Comodora Spagnola Linguistica, che è un ente privato in realtà, che è riconosciuto dal Ministero dell'Interno e funziona per studi linguistici ad ampio raggio, cioè un sito internet che probabilmente interesserà anche ad altre pagine del portale Mnamon. Andiamo un attimo a vedere le lingue del mondo, ha una classificazione, uno studio di linguistica generale che intende classificare tutte le lingue del mondo e dedicare una piccola pagina a tutte le lingue del mondo, e poi a questo si annette una serie di pagine sulle scritture, dall'età antica fino all'età moderna. È un sito universale, quindi comprende un po' di tutto, però è abbastanza ben fatto per quanto riguarda la sua articolazione interna. Questa distinzione linguistica chiaramente si riferisce alle lingue moderne principalmente, questa classificazione per aree, e però se andiamo a vedere la pagina dell'etrusco, aspettate, la lingua etrusca, questa è quella sull'alfabeto che ho linkato nel portale perché mi sembrava più a portata, no, non è qui, scusate, allora era quella dell'alfabeto, l'avevo messo bene.
Ecco, in fondo ci sono anche riferimenti alle scritture antiche e alla loro presenza, quindi c'è anche la scrittura della Valle dell'Indo, ci sono una serie di indicazioni che possono essere utili, come vedete intorno al Mediterraneo siamo molto fitti e questo può esserci utile in qualche modo per trovare indicazioni. Per quanto riguarda la tabella d'Urco, il sito si presenta piuttosto bene perché ha una gran quantità di immagini, soprattutto cartine, indicazioni generali che però sono ben fatte e abbastanza contenute, abbastanza ben organizzate all'interno della serie, ma soprattutto ha molte immagini e descrizioni illustrative. I testi sono brevi e questo significa anche che evitano di dire che delle cose del fuoriposto, insomma, nel senso che sono stati molto attenti a mettere informazioni accurate e non allargarsi troppo, anche perché probabilmente essendo stato fatto dagli inglesi non hanno. Questa promotora, infatti questa è ottima come cosa, si chiama Proel, è la promotora spagnola della linguistica, che è un ente locale, non sempre un ente locale, perché non è un ente locale, no, è un ente che sia una sorta di università privata, che si appoggia anche ad altre associazioni, ad altre linguistiche, e comunque è riconosciuta dal Ministero dell'Interno spagnolo, eccolo qui. Sì, infatti al Tantino è quello che vedo, si lascia la persona di dice qui, che collabora con varie celebrità, ha messo il SIL lì per fare dire siamo gente seria, chiaramente, però non sono del SIL, no, è una no, no. Privata, ma credo sia una sorta di università privata in qualche modo. Per quanto riguarda la storia di vi dicevo che questo è uno dei siti che ricorda un maggior numero di apografi, di iscrizioni, anche fotografie, indicazioni, e tutte con una accurata spiegazione, cioè il senso di scrittura, vedete che è un po' italiano, più lunghe iscrizioni turche. E non sono molti siti che riportano, con tanto di traduzione, traslitterazioni, spiegazioni, immagini molto grandi, insomma, sono molto ben fatto, devo dire la verità. E penso che sia utile anche per altri, adesso indagherò un po' meglio, mi sono dedicato solo a guardare le brutto, ma insomma è fatto molto bene, cioè, sia lo Scalabrese, insomma anche delle iscrizioni che non sono proprio divulgative, insomma necessarie per la comunicazione, si approfondisce parecchio. E ce ne sono tanti, insomma adesso li sto correndo rapidamente perché non abbiamo molto tempo, però è un sito che merita. Un po' questa traslitterazione che è stata fatta è un po' debole, insomma, non so da dove è stata presa, questa è chiaramente presa da una trascrizione scarsa, insomma, cartacea scansionata, però non è particolarmente ben fatta, nell'insieme riprende tutte quante le lettere, come vedete c'è anche, come vi dicevo, il greco occidentale, tutto arcaico, tutto confrontato con le altre scritture. E infine del rimando alle altre parti del sito. Comunque tra i siti di carattere generale questo è uno dei migliori secondo me, e tra tutti quanti i siti di etruscologia, quelli che riguardano la lingua etrusca, la vita etrusca, è l'unico che riporta un così gran numero di apografi e di iscrizioni. Ha poi anche una pagina, come ho detto, sulla lingua, in cui sono descritte in modo abbastanza semplice alcune cose fondamentali della lingua, come la numerazione a confronto con la numerazione europea, che è il topos, l'elemento più tipico per la dimostrazione che l'etrusco non è indoeuropeo, e poi dopo ci sono molti che dicono non è vero perché se noi spostiamo le cose in qualche modo riusciamo a farci rientrare l'etrusco nella lingua indoeuropea. Ci sono varie ipotesi a riguardo nella letteratura alternativa, come vi dicevo, ma anche la letteratura scientifica comprende comunque alcuni discorsi sulla possibilità di attribuire a fonti europee come parte della lingua etrusca, se non si possono negare, tanto che è poco come coniare il termine dell'indoeuropeo, per dire che insomma l'etrusco bene o male in quell'area lì non sarà indoeuropeo, però comunque è da tempo che circola lì intorno. Come vedete anche qui è abbastanza ben illustrato, soprattutto mi sembra serio che non siano state fatte anche in questo caso troppi discorsi, il testo è abbastanza limitato, però contiene queste cose serie, questi discorsi condivisibili, insomma, per chiunque dovesse visitare il sito. Un altro sito, carattere privato, questo di Paolo Pastore, sale Paolo Pastore, che è un privato cittadino che è interessato di culture antiche in generale, ha fatto un sito molto articolato e molto ampio, in cui ho preso qui la pagina sulla lingua, che è abbastanza ben fatta con aspetti didattici che sono sicuramente molto utili per le scuole, più che altro, comunque per studenti, è abbastanza ben fatta, con anche una serie di
trascrizioni delle scrizioni in modo di trascrivere alcuni esempi per alcuni apocrifi e segni alfabetari, non molti come nell'altro caso, e non tutti illustrativi, non sarebbero sufficienti per una legalizzazione di biografia di lingua turca, però è comunque ben fatto, devo dire la verità. E il sito comprende, vediamo, è all'interno di una pagina, di un sito molto vasto, con diversi popoli antichi che possono essere visitati, diverse pagine. Ora non l'ho visitato tutto, quindi non so cosa si dice di altre pagine, ma visto che la sezione didattica sull'Etrusco è abbastanza buona, è nel sito questo signor Paolo Pastore, che grazie a poi, come questo non si presenta, non si qualifica, quindi lui evidentemente non è un personaggio inserito dal punto di vista accademico, però ha fatto un lavoro molto dettagliato e molto alto, raccogliendo informazioni enciclopediche sulle culture antiche, ed è piuttosto ben articolato e organizzato per poterci un po' lavorare sempre dal punto di vista didattico. Vedete, ci sono un po' di tutti, ho voluto metterci un po' di tutto, a noi interessavano i popoli italici, si può accedere alla cartina e inserire anche altri elementi. Questo mi sarà utile forse perché ci sono anche i link agli altri siti, anche per il futuro delle lingue dell'Italia antica al di fuori dell'Etrusco. E ci sono delle pagine magari anche relative alle opere principali, vedete, un discorso sulla Fincatore che guarda anche aspetti di iconografia. Non è, l'autore ha preso da altre fonti e come al solito non sempre le dichiara purtroppo, però insomma il lavoro è stato fatto molto bene. Diciamo una grossa ricerca a carattere didattico, a carattere scolastico, ma molto ben fatta, e è un sito consigliabile senza dubbio per chi vuole avere un'informazione generale, un'informazione generale. Dietro non si vuole andare. Un altro sito rinomato e molto citato nelle fonti e nelle risorse online è questo Logic Stone, che però è comparso dalla sua sede originaria, quindi la maggior parte dei link sono rivolti a questa sede, e che ho faticato a trovare. Alla fine l'ho trovato come sub-sito di un altro sito che c'è all'interno, quindi evidentemente è sparito dalla sua posizione, forse perché è stato incontrato, non lo so. Di fatto per trovare è stato difficoltoso, anche Google mi manda sempre delle pagine che non esistono più. Però per fortuna poi alla fine sono riuscito a rintracciarlo, ed è un sito piuttosto ben fatto, abbastanza semplice, sempre dedicato alle lingue dell'Italia antica in generale, che ha una pagina anche sul latino arcaico, anche sulle altre lingue dell'Italia, una pagina relativa all'Etrusco abbastanza complessa, con delle pagine dedicate, singole pagine dedicate ai principali testi, e questa pure è una cosa buona. Ci sono alcuni siti che dedicano delle pagine ai principali testi, ma anche quello di Piacenza, dell'Armenia di Mirchi, che sono un po' da fare, sono tutti siti della scolastica, non possono fare a meno di mettere l'Armenia di Mirchi, a Mattia ha la ragione, e anche al Liberlinteus di Zagabria, che per la biografia e la lingua etrusca è una cosa unica. Ho trovato una volta uno di questi autori che parla di miracolo, di intero miracolo, perché effettivamente il ritrovamento del Liberlinteus dell'antichità, che sia etrusco o anche latino o greco, per una cosa talmente rara e unica, poi ho trovato scritto su delle tende che sono state usate da una mummia in Egitto, quindi ora prima di altro, finita da Zagabria, venduto da un viaggiatore croato. Comunque, questa paginetta è molto semplice, breve, adatta ad un'informazione generale, invece ci troveremo poi delle pagine dove sono analizzate molto meglio queste le informazioni relative ai diversi documenti e anche al loro contenuto. Questo sito ha delle pagine abbastanza brevi e semplici, come vedete in epigrafe che mette una frase di Tolkien, non il Tolkien romanziere, ma il Tolkien linguista, quindi comunque possiamo darlo per buono. È evidente che è un sito costruito da un, diciamo dire, saggio, non inserito nei quadri accademici, però abbastanza ben fatto, con alcune indicazioni, non sempre condivisibili, però fanno vedere un certo lavoro di approfondimento. L'Anglet è molto, molto breve, anche poco utilizzabile se uno volesse avere qualche informazione sulla lingua etrusca, però di carattere generale. Il più chiaro in questo caso è il contesto del sito, che è abbastanza ben fatto e che permette di spaziare e di muoversi un po'. Però sempre bisogna saperne qualcosa prima, non è sufficiente per potersi informare.
Oh, poi veniamo a quest'altro sito di Rita Steinbauer, che è uno studioso tedesco di Regensburg, una linguista, che ecco, se andiamo a vedere la pagina del sito, fa un effetto un po' strano. Il suo nome è Best. E welcome to the developing website of the world leading astrologer. Un saluto sopra di lì, come diciamo, che ha fatto un lavoro per mettere online una scelta di notizie prese dal suo manuale, che è lo handbook del Astrologian, e con un titolo in inglese e in tedesco, e c'è una cosa, la pagina immancabile sull'origine dei russi e sulla serie di Helmut. E tra l'altro approfitto per dire che adesso ne hanno trovato un'altra, una seconda che verrà presentata con una 15, poi do l'informazione per il sito del portale. E ancora non ho detto niente, sono molto curioso di vedere che in pratica se il decimo anno. Sì, qualche tempo fa, perché è stata scoperta in realtà credo già un paio di anni fa, però le polia di Atene l'ha tenuta strettissima, non l'hanno fatta vedere per un po' di tempo. L'astrologa greca. Logica, sì, perché no, c'è anche lei a Roma, quindi non rimane niente per quella, non per il perché dove si è privato stato solo di scienza. Ma comunque adesso speriamo che verranno di nuovi di novità da questa istituzione, non sono di nuovo di offerta. Non è. Sì, no, questa viene da uno di questi termopolia antenizzeranno che hanno trovato. Dunque, questo stiamo vedendo, scusate ancora questo, c'è un riassunto di grammatica e musica che viene riprende i copi di Steinbauer, così come sono, c'è di buono che lui dichiara la provenienza di tutte le informazioni dal suo manuale, anzi fa stesso riferimento alle iscrizioni che sono classificate secondo il manuale, e quindi è chiaro che sul sito di Rita Steinbauer troveremo le copie di Rita Steinbauer e non altro. È difficile poter fare un raffronto con il materiale che c'è online, uno studioso o anche un ricercatore dilettante ha difficoltà di poter utilizzare le fonti e metterle in opposizione tra loro, perché comunque si fa riferimento a un patrimonio di informazioni che è stata bruciata e non c'è su internet, per cui questa è una difficoltà che troverete chiunque, e diciamo che finora gli strumenti didattici di internet si devono affiancare a una informazione tradizionale per quanto riguarda la tecnologia. E c'è un dizionario etrusco che è datato al 2002, vedete che è rimasto un po' indietro come informazione, in cui ci sono le principali termini, però ci sono anche alcune cose messe in più dubitative, c'è di buono che almeno mette il punto interrogativo da dove sono delle ipotesi, però qualcuna di quelle che non hanno il punto interrogativo potrebbe essere discussa. In ogni caso c'è la possibilità di ragionare un po' sulla lingua e sulla scrittura con un materiale abbastanza ampio rispetto ad altri tentativi di vocabolario che troviamo altrove. Ora veniamo invece a un paio di siti interessanti dal punto di vista dello studioso. Il primo è un'industria filologia, è stato un sito online che ha una storia abbastanza lunga. Questa è la versione del 2000, ce n'era una versione precedente che aveva un'altra sede, ed è a cura di Adolfo Zavaroni, che è un linguista certo di Reggio Emilia, che ha pubblicato anche sulla TypeScript, sui papirologhisk e Investigatisk, insomma uno che è uno studioso abbastanza serio, che ha delle ipotesi un po' alternative, non tanto mainstream, però ben documentate, comunque è un linguista che si documenta, e ha fatto uno proprio strumento informatico per raccogliere tutte le iscrizioni russe, soprattutto in opposizione a quello che fu il forum di tutti i test di Anotrix, che nel 91 hanno raccolto in un edizionino tutto il materiale da utilizzare, di grafico e giusto da utilizzare per i linguisti, un'opera molto preziosa, monumentale, è ancora insostituita, e con cui tutti fanno i conti bene o male, perché è una sorta di edizionino, è una sorta di controparte maneggevole, utilizzabile rispetto alla CIA, al corpus iscrizione americano, che è l'edizio Major. Quindi la possibilità di avere tutte quante le trascrizioni e sottotitrazioni in un solo volume utilizzabile è molto buona. C'è il problema che però sono state fatte delle scelte a volte opinabili per quanto riguarda la lettura delle istruzioni o le integrazioni, e questo è quello che critica proprio Zavaroni, e ha voluto quindi fare per sé un proprio corpus informatizzato delle istruzioni russe, poi ha cominciato a metterlo online e c'è il corpus di tutte le istruzioni che è riuscito a censire,
molto utilizzabile, molto ben utilizzabile, articolato per siti all'interno dei siti le varie parti, e l'edizione minor ha un'informazione sulla trascrizione del testo, l'indicazione dell'oggetto e la datazione e un riferimento bibliografico. Quindi questo già è uno strumento utile e utilizzabile da parte di chi abbia voglia di fare delle ricerche. All'interno di questo sito non si possono fare ricerche per parola o ricerche articolate, eccetera, però si può leggere in fila tutte quante le iscrizioni. Laddove è possibile ci sono anche delle immagini, che non sempre purtroppo, come vedete, sono ingrandite a quanto pare, e credo che sia un po' che non lo aggiorna purtroppo. E c'è un problema che lui dice di aver risolto, il problema dei segni, dei simboli, delle simbologie da utilizzare per la trascrizione delle lettere russe, quindi di aver risolto introducendo delle piccole immagini che però, come vedete qui su Mozilla Firefox, non hanno funzionato. Su Explorer funzionano, probabilmente il problema è solo quello, oppure c'è un problema di altro genere che non conosco, non sono attento al discorso. Però ecco, evidentemente è un problema con cui si sono dovuti confrontare tutti gli autori che hanno voluto mettere su internet trascrizioni di iscrizioni russe in mancanza dei simboli. Le caratteri in code non sono sufficienti spesso, perché ci sono altri segni che sarebbero necessari, perché questo problema anche noi lo vediamo se riusciamo a risolverlo in qualche modo. Evidentemente il problema viene incontro spesso con delle convenzioni dichiarate all'inizio che non sono quelle che si trovano poi sulla stampa scientifica, ma sono delle convenzioni solo per quel sito, magari invece di mettere la S con un segno solo diacritico sopra, si mette S apostrofo o cose di questo genere, cioè, beh, tenete conto che quella è come se fosse una trascrizione di un tale, per intenderci. E comunque il sito è abbastanza ben articolato e molto utilizzabile, e ha il vantaggio di mettere, unire al Dizio Minor la grande possibilità di inserire immagini a bassa risoluzione di internet, che permette di avere uno sguardo rapido alle iscrizioni. È stato fatto soltanto per alcune, evidentemente è nata la disponibilità dell'autore, che comunque ricordiamo è una sola persona, avrà qualche collaboratore ma è uno solo, e ha fatto un lavoro enorme e molto utile e utilizzabile. Dichiara all'inizio lui che ha detto per molti anni che qualche istituzione scientifica che avesse a disposizione un budget e voto personale facesse la stessa cosa, dice non avendolo fatto nessuno, l'ho voluto fare io. Adesso però finalmente questo esiste, ed è questo Atlassian Tech Project di Rex Wallace della Michigan University di Amherst, che ha voluto dichiaratamente aggiornare le bottiglie teste, dando per buoni, non come aveva fatto Zavaroni correggendo le letture delle vecchie iscrizioni, quindi cercando di fare un sito più possibile obiettivo, ma integra il lavoro di Rix e quindi anche volendo quello di Zavaroni con l'aggiornamento di tutto ciò che esce sulla bibliografia nella letteratura, e viene inserito e è codificato e classificato, ed è buono anche perché è molto ben indicizzato su Google. Se si cerca un nome di un autore, scompaiono le varie pagine di The Draft and Test Project in cui è citato come autore che ha pubblicato una iscrizione. E ancora meglio, l'SCP, che ormai via via essere uno strumento indispensabile di ricerca per le bibliografie russe, ha un bel sistema di ricerca per supporto, materiale, il nome dell'editore, l'uomo e anche il testo delle iscrizioni. Si possono fare delle ricerche all'interno delle iscrizioni semplici, per uno vuole cercare un giudizio, può fare una ricerca e vedere cosa si trova. Per esempio, cerchiamo, Rex Wallace ha pubblicato di recente da Murlo questo Pierrot che è stato ritrovato nella Corpo di Italia. Mi sta parlando tanto bene, invece poi adesso ti andate a imparare come mai funziona tanto bene. Non vorrei che io ho solo lavorato sul testuale, adesso è la prima volta che guardo tutte queste cose su Mozilla, non vorrei che fosse un problema di funzionare. Di solito funziona tutto, non vorrei, però potrebbe essere questa cosa qui. Vediamo un po'. Cerchiamo tutto l'editore, vediamo se funziona. Però li vediamo, ma io secondo dubbio che dico, ragazzi, non funziona questo sito ormai. Vediamo la pizza se funzionerà. No, non funziona ancora. Può essere che ci siano dei. L'hanno bravo, l'hanno interrotto. Strano. No, penso forse è più facile che ci sia qualche codice, qualche cosa che. Provo a far partire fuori, vediamo se è lui. Dov'è?
aspetta, che non vedo nulla qui, ecco. È uscito tutto fuori, poi schermo. Vediamo se può esplorare.
e ancora a questo è un montaggio sugli alfabeti, un introduttivo sulla scrittura russa, sulla storia della scrittura russa, fatto nell'ambito della sua agenda didattica, però insomma è comunque utilizzabile per avere un'informazione da parte di uno studioso aggiornato in ogni caso. E ancora abbiamo questo di traduzione inglese, De Turken e Freken di Van der Merwe, che è del 91, è stato tradotto in inglese da, da parte di una di uno dei siti, cioè di un circolatore di uno dei siti di un sito inglese di turcologia, e quindi comunque può essere utile. Eccolo qua, che dichiara appunto di aver fatto questa traduzione, scusandosi anche perché comunque la traduzione era da olandese, per cui potrebbe esserci qualche cosa di preciso, però è comunque uno strumento online disponibile e utilizzabile. Poi ho riportato anche questa traduzione inglese, la scrizione completa, non traduzione, scusate, la scrizione completa, anche se senza redazione, senza aspetti redazionali, di Dennis del Civio Centrale del Sacrore, che è completo, c'è tutto, con tutte quante le varie parti. Dal punto di vista delle epigrafie ci sono soltanto poche cose che ci sono qua e là, tanto per rimanere in tema mio, vado a vedere la pagina abbastanza severa. Dal punto di vista dell'epigrafia, dicevo che c'è poco materiale, soltanto le istruzioni che cita Dennis, però è comunque utile averlo online. Come dicevo, purtroppo non c'è un aspetto relazionale difficile da leggere, però come strumento da utilizzare per avere un'informazione, magari per sapere cosa dice Dennis riguardo un po' più qualcosa, senza andare in biblioteca, può essere utile. Spesso questi libri di antichi fuochi di copyright si trovano su Google o su archivi? Sì, ma adesso su Google c'è un po' di buono, su due cose, da una parte in alcuni modi non c'è niente successo realmente, perché lì uno non sa niente. Certo, qui c'è proprio la PDF con l'ansia, la mangiore di questo. Questo Dennis è un classico per questo. È utilizzabile rispetto alle immagini, cioè tipo nessuno può copiare un pezzo di testo e riportarselo, ma quando sono immagini, molti siti americani hanno scansionato dei testi, addirittura testi del 600, a volte ci sono i codici dei repertori, e sono molto utili e interessanti, gli americani fanno spesso di queste cose, sono online. Ma non ho fatto qualche libro scaricato, ad esempio questi dizionari anche del 1800, ogni tanto si trovano un po' pesanti, perché però con questa collaborazione loro mettono fuori copyright, ovviamente, mentre invece quelli che hanno il copyright, alcuni editori hanno aderito al progetto di Google, di books.google.com, che permette di vedere una parte del volume, che per noi, per la ricerca, può essere utile, ma quando sono con i celani, quando sono con i celani, se sono come si trova. No, prende l'articolo, però forse è solo questa cosa molto buona. Però non so se c'è una domanda, non so se vale la pena mettere un referendum generico, tutti gli indiretti si trovano. Sì, io ho fatto una legge soltanto di alcuni che erano valeva la pena di mettere, se no. Questo perché è un classico, infatti, tutto per quello che si può dire. Però se ne può darsi che più da te che ci sia un po' di trovato, non devo dire che. Come dicevo prima, il materiale è tanto, per cui non ho cercato tutto quello che si può trovare su internet, ho messo alcune cose come identificazione, perché poi se qualcuno vuole cercare effettivamente no, non è un testo di pulso avanti, però è forse le opere principali che hanno anche importanza, fondamentale che come il filo manale, ecco qua. Ecco perché mi ha fatto. Ah no, perché l'ha aperto una seconda fine, stavo perdendo tutto. Poi ecco, ho inserito in questa pagina di documenti online anche qualcosa di divulgativo. C'è questo autore che si firma con lo pseudonimo di Angelo Disney, che già pubblica alcune piccole cose in inglese. Sì, sì, Madonna, evidentemente, ma ci sono anche altre, se non ricordo che nel sito tutte le cose sono firmate da qualcuno che ha un pseudonimo etrusco, per cui lei pubblica alcuni testi di una borsa, tutto l'altro no. Di carattere divulgativo, come anche questa Cinzia Dalmato, è una giornalista, ha pubblicato dei brevi articoletti presenti che devono essere scritti sulla stampa locale, probabilmente, che sono raccolti tutti insieme qui.
della valigia bonfante, dove si dice, come so, anche il brichetto, il buono, tutto, il certo, le varie cose, è indicato da qualche parte? No, non è indicato, questa non poteva essere perché questa non è fatto così, però è una delle nuove cose che è una rivista online che forse può essere inserita magari con sì, questa pagina di documenti, perché che però è non è però che posso inserire solo una pagina che riguarda le rivista, no, no, caffè, dato che tante informazioni su nuovi ritrovamenti, nuove pubblicazioni. Ah, va bene, però magari io stavo inserire proprio in questa voce, come non ho messo queste altre indicazioni, questo. Sono lettore, per cui sono pensando di dover inserire soltanto un repertorio. Sì, non quello che hanno visto, però veramente pubblicazioni. Andiamo a vedere qualcosa invece riguardo alle istituzioni. Alcuni che abbiamo già visto, come vi ho detto, già erano centri di studio, centri di ricerca. Avevo cercato di mettere quelle tracce del project all'inizio, proprio per essere un po' più evidente, perché poi è rimasto in fondo alla sequenza dei siti di interesse generale. Qui ci sono altri siti di interesse specifico da parte dei istituti di ricerca. Il primo è sul Virtual Language, in realtà è qualcosa di piuttosto nuovo, una schedina molto breve che è sulle tutto, come vedete tutto qua, che però è uno studio sulle lingue, tutte le lingue del mondo, anche in questo caso classificate con una minima spiegazione, e soprattutto si presenta come un repertorio di risorse, non solo risorse, cioè un materiale che è disponibile online, sia documenti, sia indicazioni di linguisti, attività di ricerca, di istituti, cose di questo genere. È appena iniziato, per cui in realtà c'è poco, e se si va a vedere questi ritratti andando nel database, tutto online database, quindi in linea text, non c'è nulla, per cui si spera che crescerà. In compenso c'è una lista dei linguisti che hanno aderito al progetto, e c'è appunto l'OLAS. Anche qui siamo all'inizio, quindi ci sono soltanto due voci, si spera che questo sia un sito che crescendo potrà essere utilizzabile per raccogliere informazioni di inizio, soprattutto americani, carattere americano, però siamo all'inizio del progetto. Mentre invece più utili, che secondo me il principe dei siti di uso per uno studioso di sociologia, è questo Carum, che è come in casa, perché non credo della scuola normale, che è quella di Francesco De Angelis, che è un bellissimo sito, molto ben articolato, sulle urne etrusche, in teoria dovrebbe raccogliere tutte le urne etrusche della linguistica e classificate, presentando un'edizione con le date di immagini, di riferimenti al contesto, di materiale archeologico trovato insieme, con indicazioni di carattere specifico di varie terre, se in un momento comprende solo una parte delle urne chiusine, il progetto è fermo per questo momento. Ho parlato con Francesco De Angelis qualche mese fa, e mi ha detto che è una delle sue in America, a New York, e da allora, da quando si è trasferito, non ha aggiornato il sito. Però è un sito che, se completo, ma anche solo così, parzialmente, è uno strumento imprescindibile per chi voglia studiare le urne etrusche. E c'è una spiegazione del progetto generale. Quello che è molto utile è soprattutto il sistema di ricerca. Ha un sistema di ricerca che è utile per degli archeologi, che riguarda sia il monumento funerario, nel senso l'intera tomba, il corredo singolo, analizzato per i singoli oggetti, quindi facendo delle analisi di una ricerca che può estrapolare il materiale, il tipo di materiale, sia invece l'indagine iconografica, e anche quello che interessa soprattutto a noi, l'indagine prototopografica, che permette delle attività di ricerca piuttosto interessanti, ricerca di monumenti funerari, complessi oggetti di corredo. Vado a cercare i monumenti funerari, poi lo scrivo, trovare tutte queste voci. Chiaramente la ricerca si sigla, perché se non mi sente da dentro, non sa cosa vuole cercare, però si possono cercare indicazioni di provenienza, descrizioni, iscrizioni, dati prototopografici, poi cronologia, fotografia. Iscrizioni e dati prototopografici sono quello che serve a noi, in teoria. Speriamo che questo funzioni, perché anche questo è un ottimo sito, uno strumento molto importante, molto utilizzabile, e permette di fare ricerche complesse e di articolarle, di sovrapporre una sopra l'altra, quindi fare ricerche all'interno di un ambito sempre più ristretto. E quindi quello che c'è di buono è che si può cercare anche il modo di cercare all'interno del testo. Loro hanno inserito il testo sia come testo completo, quindi con tutte le integrazioni, sia come testo dettato del testo epigrafico esattamente com'è. Quindi si può fare ricerca sull'uno e sull'altro, evitando magari delle integrazioni che non si condividono.
e se si vuole cercare qualcosa, no, vediamo un po' se mi ricordo, se vi ricordo bene, se non sbaglio c'erano delle urne della famiglia dei Fumini, eccole qua infatti. Una volta estrapolata è possibile visualizzare la scheda, e nella scheda abbiamo immagini, anche altre immagini necessarie, informazioni sulle, tutte quante le caratteristiche che sono state messe intelligentemente a sentire in modo che uno può tirare fuori dopo quello che serve, l'informazione generale è già presente qui con una loro classificazione, e il testo di descrizione è riportato così con tutte le due integrazioni eventualmente disponibili, ci sono anche le varie altre immagini dell'urna e delle urne successive, e si può fare una ricerca di questo genere. Interessante vedere appunto che è stata schedata sia del giudizio del defunto sia del giudizio della madre. Si possono fare ricerche prosopografiche per vedere quanti della gente comune sono apparentati con la gente CAE oppure con altre gente, quanti sono presenti in un sito, in un sito archeologico o in un altro, e saltare poi da un'urna all'altra e vedere tutta la famiglia dove è attestata e fare un tipo di ricerche. In questo caso appunto c'è questa la gente per Istole, sono tutti quanti questi che ho cercato dei Fumini. I rimandi ai principali portatori grafici, e quello che è utile soprattutto per un archeologo, avere informazioni sulla, sulla collocazione, le collocazioni precedenti, dove si trovava, descrizione di carattere archeologico. Queste sono queste che ho selezionato, sono piuttosto semplici, ma ce ne sono altre che invece hanno maggiore complessità iconografica, per esempio vediamo questa qui, c'è un minimo di decorazione, quindi c'è una descrizione analitica, questo c'è un tabella a feste. Laddove ci sono magari le scene complesse, iconografiche, c'è una maggiore articolazione, c'è la possibilità di fare anche ricerche all'interno delle diverse scene raffigurate e i loro rapporti. Lo strumento, come dicevo, è molto utile e importante per un archeologo che studi le urne in generale, questo per certo che anche siamo rimasti esperti sull'argomento, quindi ha messo a disposizione un repertorio che ha costruito lui nel corso di anni di lavoro e dettagliato, e di cui possiamo essere sicuri della validità e bontà, e soprattutto permette a chiunque di fare delle ricerche, un'idea importante delle ricerche che non aveva previsto il classificatore. La possibilità di fare ricerche complesse sovrapponendo e delimitando in un modo diverso il materiale, facendo quindi una selezione del territorio, poi della cronologia, poi del tipo di iconografia, può portare a radunare insieme materiali di origine diversa in modo insospettato, dando la possibilità di fare la ricerca che normalmente l'archeologo fa mettendo insieme il materiale, lo fa il computer e dà l'archeologo soltanto il risultato, così si può ragionare sugli effetti storici e sul significato di tutto ciò. E che per me rende questo il sito fino adesso migliore dal punto di vista dell'utilizzo da parte di uno studioso. Immediatamente si ritrasmette questa cosa. Ah, perché questo è tutto. Si tratta di un repertorio, quindi ogni volta deve chiedere all'addetto originario l'informazione. A fianco a questo c'è quest'altro sito dell'Università Cattolica di Lovanio, che è codificato e con un progetto codificato da Lambre, adesso eseguito da Marco Cavalieri, che riporta online il database di tutti i tecnici del CSE, un corso di aggiornamento, però anche se già ha una buona base di un database già disponibile e utilizzabile online. L'unico problema è che bisogna iscriversi, e l'iscrizione per motivi di copyright, visto che il CSE comunque è in corso di pubblicazione, è un copyright, deve essere fatta con un preciso indirizzo di CPIP per evitare di incorrere nella possibilità di pubblicare materiali che potessero da copyright. In questo modo non è pubblicato, ma è dato in visione soltanto a singoli studiosi. Quindi per evitare il problema io ho portato la pagina
di ricerca, che in teoria bisognerebbe chiedere il permesso per poterla scaricare, e avendo la pagina che ho caricato prima, che fosse messo il link il blocco del copyright, si può fare lo stesso la ricerca senza bisogno di accedere. Non dopo l'hacker non dovrei farlo. Non lo sa nessuno. Non lo sa, adesso lo sapranno tutti perché sono in diretta mondiale. Però non arriva la cosa. Ecco, avendo l'accesso si arriva a questa pagina che come al solito ha una scheda da poter inserire e ha una voce iscrizioni, perché è possibile fare le ricerche anche delle iscrizioni, non in modo così complesso ed articolato come un sito sulle unghie lucche, ma anche quelle preventive. Sì, non c'è che lucche per anche quelli preventive, è un po' di latino. Sì, anche per il latino può essere è in corso di aggiornamento questo sito, quindi chiaramente non c'è tutto fatto, però ecco, io metto un elemento Hercule. Sono tutti quanti gli specchi in cui c'è la didascalia Hercule, quindi non è la presentazione di Hercule. Quindi abbiamo una schedatura semplice online con tanto di immagini e di illustrazioni che possono essere ingrandite. Sono abbastanza di buona qualità, insomma, è un modo per consultare online, cosa ho fatto, chiudo tutto, vabbè, un modo per consultare online il CSE e per utilizzare un strumento di lavoro già indicizzato, e questa cosa qui è sicuramente utile per poter fare l'attività di ricerca. Insieme, già vi avevo fatto vedere prima, ci sono alcuni testi di Mamre sugli stessi, di illustrazione e presentazione generale delle classi e anche un'indicazione di quali sono i metodi, i termini tecnici per la definizione in francese, in tedesco, in inglese e italiano, e questo è anche utile perché spesso c'è difficoltà di sapere come vengono definiti. Qui sono questi, come c'è un sito francese in lingua francese, sono soltanto in lingua francese, per sapere come si devono tradurre in francese i termini, devono cercare l'uso o cercare la cornice, manico eccetera, deve sapere come possono viene definito nella lingua originale. Infine, questo è un puntare un po' il dito sulla piaga, c'è il progetto che dovrebbe essere il progetto principe delle biografie etrusche, che sta in piedi dal 90, fu anticipato dal teologia circolatore già nel 90, e da parte dell'istituto sull'epoca dell'istituto della teologia etrusco-italica, adesso di Cima, l'Istituto per gli Studi di Civiltà d'Italia del Mediterraneo Antico del CNR, che è Italie, cioè il progetto di il corpus automatizzato delle iscrizioni russe, un CIE online che è in corso di elaborazione, di preparazione ormai da molto tempo, che però ancora non ha una glorette elettronica utilizzabile. Online certamente no, ma neanche in realtà altrimenti, per il momento ancora è in fase di progetto, di progettazione. Ormai da 20 anni stiamo in più di poco tempo vediamo la disposizione, e questo sarà molto utile. E questo, il testo e la presentazione che fu fatta nel 90, che insomma questa è quella giornata del 96, da parte della Pandolfini, restiamo a vedere, io l'ho voluto mettere comunque perché sarebbe stato, è indispensabile sapere che esiste, ancora non è utilizzabile, speriamo che questo sia utilizzabile, poi verrà aggiornato il link al progetto vero e proprio quando sarà disponibile. La didattica, in realtà quasi tutto quello che abbiamo visto all'inizio è didattica, è materiale didattico, è molto utile se qualcuno vuole fare una ricerca scolastica sugli adulti, sono di tantissimo materiale, quello che è difficile magari discernere ciò che è buono e ciò che è meno buono. Laddove si voglia, quindi quello che ho cercato di fare è evidenziare quali sono i siti dove c'è materiale effettivamente utilizzabile a questo scopo o anche a scopo un po' meno scolastico o più, un po' più scientifico, però dal punto di vista degli studiosi effettivamente il materiale come avete visto non è tantissimo. Dal punto di vista invece di qualcuno che si voglia interessare alla sociologia e voglia approfondire, ci sono diverse possibilità. Per materiali didattici ci sono spesso siti di musei,
che quindi si trovano a cavallo, possono stare sia nella voce musei, collezioni, sia nella voce didattica, materiali didattici, come questi di Santa Marinello, di Castigliano Fiorentino, che danno alcune informazioni generali utilizzabili. Il museo racconta, il museo di Castigliano Fiorentino, ha una pagina sulla scrittura, cui vengono dette delle cose di introduzione piuttosto semplici, però utilizzabili da parte di chi vuole approfondire un minimo, conoscere la scrittura greca. Poi chiaramente poi si parla d'altro, si dice la pesca, la filatura, la vestitura, però la pagina dedica anche un po' di spazio alla scrittura. Stessa cosa per il museo di Santa Marinella. Quello di Formello ha fatto qualcosa ancora più approfondito, questo di Formello, non volevo legarsi. No, non volevo legarsi, non so perché ci mette più tempo. Facciamo una nuova scheda, intanto. Vediamo questo di Formello. Questo di Formello fa il merito che si è chiesto a Mario Dorelli di scrivere i testi, per cui comunque sono dei testi didattici, divulgativi, ma scritti comunque in modo autorevole. Per l'epigrafia non c'è molto, cioè giusto, essendo un dedicato a Bello, c'è un minimo di informazione sul fatto che non è Fortunaccio, sempre di Fortunaccio, sono state trovate una serie di iscrizioni russe, anche molto importanti, che menzionano dei personaggi storicamente noti, le famiglie note. E quindi c'è tutta questa informazione, però meritava di essere messa in evidenza perché comunque è un sito divulgativo di firma, insomma, di buon livello. C'è la Wikipedia, ecco, non è partito, Wikipedia ha messo a disposizione una pagina dedicata all'università online, che è ancora tutta di progetto, che però ha uno spazio per l'epigrafia e la scritta lingua russa, che ancora non è scientifico, quindi parla soltanto di russologia generale, però c'è una pagina dedicata nel programma didattico di questa sorta di università virtuale anche alla lingua russa, che ancora non è stata scritta, quindi dedicata in attesa che venga scritta. Mi sembrava abbastanza utile mettere in evidenza che esiste questo progetto, perché forse andando avanti, visto che è comunque rimandato con tutti i progetti della Wikipedia al rapporto di chiunque, di qualunque utente, probabilmente comincerà a riuscirsi e quindi sarà utilizzabile. È un progetto didattico che meritava di essere utilizzato. Poi c'è questo Summa Gallicana, che è un sito in realtà molto eterogeneo, di carattere enciclopedico, scritto da qualcuno che è in realtà un po' un burrone, perché sulla prima pagina ci sono tutta la storia del pollo, la storia dei galli e compagnia bella. Lasciamo per esempio la prima pagina, c'è invece all'interno una serie di informazioni enciclopediche tratte per lo più dal materiale già disponibile online, che viene solo raccolto e messo qui in ordine. Però per gli adulti c'è una pagina che comunque meritava di essere segnalata, con alcune immagini da riviste o di varie origini, con la scrittura. La seconda parte è in inglese, perché viene dalla Wikipedia inglese, quindi sono dichiarate le fonti, cosa che non fanno molti, almeno questa volta ci sono indicazioni di quali sono le fonti. E quindi mi sembrava il caso di menzionarla, anche se in realtà c'è un contesto decisamente poco scientifico e poco tecnico, nella parte sulla didattica poteva andare. E poi ecco qui abbiamo quest'altra indicazione sulla lingua russa, che viene da un sito dedicato a come le ricerche scolastiche, quindi la parte sulla didattica, vediamo che c'è un po' di materiale, che però è una piccola paginetta adatta per una ricerca scolastica. Nello spazio didattico poteva essere il caso di metterla, diciamo che io, dovendo scegliere tra le varie cose, ho voluto dare spazio anche a queste cose. Basta una cosa di convenienza, dice quello che è. Sì, sì, no, c'è comunque scritto tutto. Penso che lo strumento del portare in mano una cosa principale del fattore delle risorse è il fatto di commentare e garantire, da una parte, la qualità dell'informazione, quindi non è detto ciò che è diciamo, spazzatura multimediale, dall'altra magari dire a cosa può servire quell'informazione. In questo caso ho scritto proprio che è un materiale di ricerca, un movimento di studenti delle scuole, non di più, perché si può cercare di più questo. Poi, per le immagini, non c'è
le immagini ce ne sono tante in giro, non ci sono molti siti che si dedicano alla raccolta e repertorio di immagini. Molto spesso ci sono immagini all'interno di un sito, come abbiamo visto, dello spagnolo, era molto, molto ben articolato. Quindi ho potuto indicare qui soltanto poche cose. Gregoriano Giusto ha alcune pagine online in cui fa delle piccole schede molto ridotte, proprio a livello di guidina per turista, dei materiali, e all'interno di queste schede ce ne sono alcune dedicate a oggetti che portano un'espressione russa, come questa del punto di Carrara, che ha quest'unica fotografia, tratta evidentemente da un pochino la stampa, tratta da un catalogo, e che però non più che come immagine illustrativa utilizzata, penso io, anche come scheda effettivamente non c'è molto da dire, tranne un minimo di informazione bibliografica, che però è più che altro bibliografia storica, non tanto, non c'è neanche il catalogo dei bronzi russi del Vaticano, che è di recente pubblicazione, che appunto essendo loro avrebbero voluto mettere in evidenza. Una cosa anche interessante è questa collezione chiusina, che non so che cosa abbia, fine abbia fatto, che è una collezione che è stata qualche anno online perché è stata messa in vendita da parte dei proprietari, una collezione presentesca di materiale russo in cui è dichiarato all'inizio, in prima pagina, in copertina, che si tratta di materiale di una collezione che è stata dichiarata appunto tra il vincolo della sua dichiarazione di eccezionale interesse, quindi non può essere venduta senza permesso del Ministero, non può uscire dall'Italia e che non può, che c'è il diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, quindi è tutto, tutto fatto in regola, però è in vendita. Non so se nel frattempo poi è stata quella del Saluzzo. Il sito è ancora online e possiede alcune fotografie. E tra tutte questo materiale non particolarmente di pregio, ci sono dei materiali provenienti evidentemente da qualche contesto funerario, ci sono alcune iscrizioni, questo a me da poco sono state messe in ordine così, siamo quali pezzi, ci sono alcune iscrizioni su delle urne, eccole qui, Cinerello Campana, con qui per noi, questo non si vede nulla praticamente. Ce ne sono alcuni che hanno un'iscrizione di cui questa è l'unica pubblicazione esistente praticamente per il momento, per cui si dovrebbe riuscire a scoprire, io l'ho messo online anche per la speranza che qualcuno possa rintracciare che fine abbia fatto, cercare di vedere un tempo questa qui, se si vede qualcosa di più, non sbaglio, e ecco, qui si vede qualcosa dell'iscrizione, sì, che è stata trascritta in questo punto come l'Ars Dina, anche qui il testo è saltato, diventa una di minuscola, e se si legge soltanto l'iniziale l'art qui, effettivamente, visto che si tratta di un inedito e che è soltanto qui noto, però se c'è stata la dichiarazione del Ministero che è possibile probabilmente rintracciare di cosa si tratta, magari il futuro si può fare, un lavoro del genere è stato fatto da Denis Piquel per le collezioni francesi, online è riuscito a rintracciare moltissimo materiale di collezioni private, cose di questo genere, lui sta facendo questo repertorio che l'anno scorso, ma due anni fa, visto che sarebbe in corso un corso da un po' di tempo, quindi c'è speranza che questo materiale riesca a uscire dal nuovo immagino in questo modo, venendo visionato con una fotografia di immagini che circolano online. Quindi in questo caso mi sembrava utile anche ai fini di questo tipo di ricerca mettere in evidenza che esistevano queste fotografie. Non ho però ancora approfondito se è possibile rintracciare quei testi che fino abbiamo fatto. Infine la Soprintendenza di Roma, l'Archeologica di Roma, ha messo a disposizione proprio parte del proprio patrimonio fotografico online con la possibilità di fare delle ricerche nel 2015 e di comprare le fotografie. Non sono scaricabili ovviamente, ma possono essere soltanto comprate. Per quanto riguarda le bibliografie, non dovrebbe passare. Immagino che non possano trovare l'iscrizione. Sì, ecco, quanto riguarda le dichiarazioni russe c'è molto poco, in realtà solo due testi sono conservati al Museo Nazionale Romano e sono tutti e due presenti nel catalogo, questo è uno dei due, come vedete ci sono varie fotografie disponibili, le fotografie possono essere acquistate per diverso scopo, quindi con diverso prezzo, se si tratta di materiale da pubblicare online, da pubblicare su riviste scientifiche oppure per uso privato o anche per uso di studio, quindi ci sarà anche la possibilità di comprare, è un'iniziativa che credo anche utile. Perché così può consultare online la video anche se è soltanto parziale, molte di più ce ne sono per quanto riguarda le bibliografie latine, ci sono tutti i materiali del Museo Nazionale, del settore di grafico delle terme, del museo delle terme.
Certo, sono analizzati in modo un po' parico, vedo iscrizione anche per il corridoio 21, in realtà ce n'è molto di più, ho fatto un po' di ricerche, scriviamo tutto su Telegram e ne troviamo altre, quindi bisognerebbe perderci un po' di tempo, infatti qui ce ne sono altre, bisogna perdere un po' di tempo per cercare le nicchie dove sono conservate, quindi le iscrizioni dove sono fotografie dove sono conservate all'interno del catalogo, però ci sono anche diverse pagine, quindi si può fare un po' di ricerca. Non mi pareva il caso di segnalarlo, anche se in realtà con le fotografie dello scafo qualche vedere tranne quei due casi che ho segnalato effettivamente. Sono di vita chiude in un certo modo? No, non c'è nulla da vedere. Per il momento credo che sia unica in dare un'iniziativa questa. Avevo trovato tempo fa qualcosa del genere per in 6 degli Stati Uniti, però non riesco a contattarlo più. Se riesco a ritracciarlo prometto, però non sono riuscito più a rintracciarlo. C'è tutto, c'è addirittura, c'è poi tutto di tutte le iscrizioni che non ci sarei che ne disponibili. Io ricordo che quando la tempo si muovere splendide cose. Devo vedere se riesco a rintracciarmi qualcuna lucca. Ho messo in evidenza le due iscrizioni brusche, volendo uno può copiare da qui l'indirizzo e vedere semplicemente quanto per mettere in evidenza. Però ecco, per quelle latine magari c'è un po' di materiale che potrebbe essere messo in evidenza. Abbiamo quasi finito, per quanto riguarda i testi disponibili online, ne abbiamo già trovati in passato di interesse generale, processo di ricerca, c'è un solo sito che ho rintracciato che è dedicato esplicitamente all'Interlinterus di Zagabria, che ha fatto molto bene in realtà, il capo un po' propri, credo che sia un sloveno, che ha fatto questo sito in lingua inglese, aggiornato, praticamente aggiornato, che ha il suo grosso vantaggio, oltre a una spiegazione generale tratta principalmente da materiale della nostra scrivere brusco dell'85, non carico, qualche fotografia vengono tutte da lì, è un materiale informativo per quello, ma comunque questa è garanzia di qualità. Quello che c'è di buono è che è consultabile online, in JPEG, in GIF e anche con la trascrizione, tutto il sito dell'Interlinterus. Quindi con questa indicazione delle fotografie della ragazza tratte da Cal, messa in JPEG, il testo restaurato in trascrizione che viene dal lavoro di un Cali per scrivere brusco, e la proposta di traslitterazione che è sempre quella di un Cali stesso. Quindi comunque è molto ben fatto se vogliamo e permette di consultare online agevolmente. Poi c'è una spiegazione sull'alfabeto utilizzato, minimo di parole sul linguaggio e infine una poca informazione sul contenuto eccetera eccetera e infine un sito di Atenda, cioè di siti a cui mandano un'identificazione di alcuni siti a cui viene mandato, in cui c'è questa cosa che adesso non resisto, ve la faccio vedere subito, che è estremamente divertente, di questo Johannes Osterhaus, che si presenta come capo dell'ordine dei 60 russici, e ha scritto questo bellissimo, e questa cosa è proprio divertente, è uno di quelli che vorrei mettere da evitare, perché devo dire che questo signore si è molto informato. Ha fatto un sito molto divertente in cui si presenta come restauratore della brusca disciplina e spiega come si fa il rituale di oomanzia, cioè divinazione attraverso lo studio di un uovo. Però le frasi brusche che mette, in parte sono inventate, in parte no. È vero. Tula ed una sat, make the divine boundaries. Tula ha i confini, etna è divino. Per cui effettivamente questo signore ha studiato qualcosa di psicologia che è veramente una vita. E ci sono molte cose, molte sono semplice fantasia, insomma, la vita è una vita. E non lo so, perché ovviamente questo prodotto può essere nulla di manettiere o del pane, per cui non saprei dire di che è però è interessante questa cosa da segnalare e poi ci dà un po' di bibliografia anche seria e altre un po' meno serie, comunque grande comodità. L'ho trovato qui come rimando, per cui chiaramente spesso se uno va su un sito anche di buona qualità trova dei rimandi a dei siti che di qualità buona non sono, però ci sono un po' di informazioni. Sì, c'è un punto EU che fa riferimento evidentemente a qualcuno di loro, non lo vediamo, però da dove la chiamiamo? Poi dice John,
Ma sì, dottor è già in inglese, perché in inglese sia in inglese che in latino, non mi piace, però magistro ogni sta tutti con questa ginta che dice questa cosa. Cioè, la maggior parte dei conti che ho trovato si può ancora cercare, ce ne saranno anche altri, però per lo più sono regolarizzazioni della tabella di Martina Labegna, che appunto, come dicevo, non è mai stato in uso così com'era, almeno non abbiamo nessuna sensazione, è più significativo e emblematico come alfabetario, ma per uso del trascrivere del corso non sarebbe molto adatto, per cui in realtà non c'è un vero un font per scrivere del corso da utilizzare e da consigliare. Ho riportato quei pochi che ci sono. Alcuni possono essere interessanti come siti perché riportano moltissimi materiali di font, per esempio questo Old Italic ha molti font, anche gli scrittori ebrei, non so se possono essere, ci sono di mezzo, non so la qualità quale sia perché non sono in grado di valutare, però possiamo aiutare di essere piccolo. Per quanto riguarda i musei, spero più di un altro di materiale didattico, quindi nel caso dei musei di associazione di Santa Marinella li riportati qui ma rimandano direttamente alla parte sulla didattica. Per fare un rimando interno nella stessa pagina, c'è ma da poco ha un minimo di pagina didattica sempre sul materiale didattico della vita etrusca. Per quanto riguarda Costume etrusca, c'è un sito della Sovrintendenza della Toscana che ancora è dal 2000 quando si è fatta la mostra sulla tavola Costumensis e continua a funzionare come illustrazione. Dichiaratamente sono messi Nicosia e Torelli e Costumiani, scusate, in realtà non mi sembra che siano dei testi originali perché ci sono delle cose che Costumiani non avrebbe scritto mai, per esempio qui vabbè, c'è una presentazione generale, ecco qui questa frase, l'etrusco è una lingua costruita in un alfabeto di origine greca, ecco questo credo che Costumiani sapesse che gli viene attribuita come frase, non sarebbe contento. Però a parte questo c'è un sito didattico di carattere generale che ancora funziona da quell'epoca. Un curioso questa Trojan Collection, che è una collezione di materiale di grafico del tutto il mondo, che si trova in parte a Oslo e in parte a Londra, fatta da qualche miliardario probabilmente che non si intende molto, è un po' come ricorda un po' la collezione Gloria per alcuni versi, perché c'è di tutto, ci sono cose buone e cose meno buone. Per quanto riguarda le librerie russe ci sono soltanto due testi conservati, un attimo vi faccio vedere prima il sito della collezione, che vorrebbe in teoria essere una collezione di scrittura di tutto il mondo, da parte di questo Martin Sherian, sono manoscritti di scrittura dall'arcaico al preistorico se vogliamo, perché anche io sono raccolti alcuni graffiti preistorici fino all'età medievale, con raccolte un po' di stupendo, come il dottor Germa, classificate, vediamo se posso mettere, non so, se anche materiale biblico. Ecco, sulla parte delle religioni c'era, se vedete, babilonese, assirio, egizio, greco, c'è un po' di tutto qui all'interno. Devo dire raccolte in modo molto acritico, per cui vediamo, cerchiamo qualche cosa di etrusco, come così. Per quanto riguarda l'etrusco abbiamo soltanto queste immagini di due specchi, di cui questo è certamente falso, senza dubbio, almeno per quanto riguarda l'apparato epigrafico è certamente falso, perché c'è un'iscrizione molto fantasiosa che viene tradotto come il re Ikra dal monte Ossa di Sion, che viene che si tratta di un falso conclamato. E l'altro invece potrebbe essere vero, per quello che si può giudicare dalla fotografia. Che è questo qui, che ha un senso di essere uno specchio, purtroppo non si vede molto, però quello che viene dichiarato dalla scheda sono normali di cascadie, con il sangue, Turan, Mener, Fa e Juno, e Uni Juno. Sono nomi che potrebbero effettivamente trovarsi in uno specchio, quel poco che si vede lo specchio sembra buono,
Poi ci sono moltissimi altri materiali invece di scrittura latina, diplomi militari, insomma, bisognerebbe valutare, perché come ci sono altri tutti, ci saranno di altre scritture chiaramente, e sono classificati un po' così in minuto, perché sono anche di chiaro avere anche dei frammenti di Rigo di Muran. Per cui sono certo modi di dire, sicuramente ci saranno dei falsi. Però avendo raccolto tanto materiale, magari quando fino a ci dare un'occhiata per vedere se c'è qualcosa di utile di utilizzabile. Quindi veramente nel senso ho scritto che uno di due è falso e l'altro potrebbe essere vero, ma sono molto grandi. Allora, poi se vogliamo, qui, sempre che ci sentiamo, nella voce collezione di testi di biblioteca elettronica ho messo dei dizionari, come abbiamo visto, e ho dovuto spesso dire che in realtà non sono sempre condivisibili come traduzioni, come cose riportate, però c'è uno di quelli buoni, quello della medicina un'altra volta, che è stato riportato, sembra fatto abbastanza bene, poi c'è un altro che dichiara le fonti, che è buono questo qui, che però purtroppo non sono sciolte, per cui ci sono le abbreviazioni iniziali degli autori citati, per la traduzione, laddove lo prego NT68 posso capire che si tratta di Massimo Palottino, poi altri casi, AZ è Sergio Zavaroni, MC è Mauro Cristofani, ma altri non so chi sono, quindi non saprei come sciogliere queste abbreviazioni. C'è in realtà lo scioglimento, ma il link alla bibliografia, se non sbaglio, non è buono, infatti ritorna di nuovo alla pagina iniziale, per cui non è possibile sciogliere altrimenti. Ho riportato qui anche questa, un po' di Lavo Curtius, anche se in realtà per l'astrologia c'è molto poco, per cui forse prima o poi la toglierò, però mi sembrava il caso di metterla in evidenza, perché comunque online raccoglie moltissimo materiale, sia di fonti storiche latine e greche, sia di fonti moderne, con testi disponibili online, un po' datati ovviamente, però ci sono diverse cosette che sono utilizzate che poteva essere interessante disporlo. Allora, come persone, in realtà c'è molto poco e ho faticato per mettere qualcosa. L'unico sito veramente dedicato a una persona è il sito personale di Massimo Pitalo, che ha messo online la propria, anche parte della propria bibliografia, quindi consultabile online, altra parte invece rimanda ai siti degli editori per comprare il libro. E quindi, l'unico caso in cui c'è un sito effettivamente disposto, che è stato fatto però dall'autore stesso, insomma. In altri casi abbiamo studioso tese di dialettologia, eccetera, però la maniera delle due è un po' meno. È comunque un po' della linea del Vedrusco. Vedrusco sarebbe un antecedente del Stato moderno. Li facciamo conoscere la maniera. Naturalmente. Sono poi casi piccoli colori, online in un certo settore la sua serietà e non si pensa che quando si occupa di un'altra sia praticamente come un dilettante che solamente fa gli strumenti e basta. Online ci sono molti siti di studiosi russi che pensano che il biologo è un altro con un inglese, uno con l'albanese, per moltissimo interpretazione terribile. Credo che sia tanto attenzione perché per aggiungere qualcosa nazionalità. Alla professione ho potuto inserire questo, almeno Palottino ci doveva essere, però c'è soltanto questa pagina della Wikipedia, per cui non mi sta, cioè ci sarà un sito, non ho trovato ora per esempio su Cristofani di fare un po' vale la pena di aggiungere rispettosamente la cosa che appunto si tenga conto che l'autore pensa che le tutto sia l'antecedente. È andato in Sardegna e ha detto che secondo lui Pitao dice un sacco di cose fantasiose e allora lui si lancia molto contro e dice ma come io ho fatto bibliografia o questo, il mio è l'unico dizionario che sente sulle punte, eccetera. Magari lì prende una frase e la riporto qui, potrebbe essere. Sì, ma sta quello, non dove ritiene che. Sì, va bene, quindi va bene. Poi ritiene la tesi, questo.
questa paginetta di Colsen che è tratta dalle ciclopedie britanniche ha sempre per un po' inserire, ma non mi soffermo. Per quanto riguarda la bibliografia ho riportato alcune pagine che contengono risorse, sono in realtà repertorio di risorse elettroniche o anche con un po' di bibliografia online, però devo dire quasi sempre che non ci sono i link aggiornati, lo dico all'interno degli altri, spesso i link non sono aggiornati. I link sui siti non sono tanto aggiornati, perché purtroppo c'è questo problema, quindi si spera che, mi sembrava doveroso i siti più seri, soprattutto questo qui, scusate, quello francese, questo Giovanni Go e Don Ferre, che sono due studio piuttosto seri, se fosse aggiornato sarebbe un conflitto, purtroppo non era aggiornato, non era la pena comunque di inserirlo. Quindi, vabbè, è stato selezionato. Un'ultima cosa soltanto, poi non vi lascio liberi, un altro sito divertente di quelli che, oltre a quello lì, che non abbiamo, che abbiamo visto prima, ci sono, questo del Cristo Trek è solo un'immagine, ma vale la pena di vederla. È un sito in cui un monastero cristiano americano ha messo online le principali preghiere in tutte le lingue del mondo, c'è una maniera di fare il nostro, e c'è qualche punto in cui ha scritto questa tabella che è stata una lastra nel monastero francescano a Washington DC, in cui dice che questa dovrebbe essere l'Ave Maria in tutto. L'unica cosa che si riconosce che ha un senso è questo amen finale, che dovrebbe essere probabilmente un amen, per il resto sono lettere, alcune sono lettere anche insistenti, l'hanno fatto, per cui questa era una cosa divertente, ma la cosa più divertente di tutte è che si fa. Con questo vado a concludere, è questo simpatico tentativo di interpretazione dell'etrusco, l'ipotesi che l'etrusco sia latino citato. Per cui bisogna togliere le vocali, prendere solo le consonanti, mettere a rovescio e si riesce a interpretare l'etrusco. Questa pagina è questa è bellissima, una cosa che ha un mondo elemento, ma non c'è veramente bellissimo questo titolo. Volevo farvelo vedere perché ecco, questo è l'esempio che trovo sempre, anche fatto con molto impegno. Ah, sì, ma il drammatico è l'impegno. Questo signore che ha lavorato tantissimo con questa cosa, ha fatto diverse ipotesi, appunto per cui di collegare il mondo, delle cose, eccetera. Quindi tutto del latino cifrato mi sembrava una cosa. Ma scusate che ho un altro.